Buongiorno, bene, come sempre siamo nel nostro post, nel nostro dopo martedì, dopo la nostra diretta per fare di nuovo un resoconto di quello di cui ci siamo detti. Oggi è stata divertentissima, cioè sempre divertente oggi, a parte che eravate ancora di più, ma è stata divertentissima perché abbiamo parlato di cose veramente simpatiche che ci hanno portato indietro, secondo me, con la memoria e fino praticamente ai tempi scolastici. Eh sì, perché il tutto è partito dal fatto che maestro Domenico, insomma, ci salutava da Montemurlo. Io ho detto: guarda, scusami, ma io sono veramente una chiavica in quanto a geografia e non so dove sia. Allora lui ci ha detto che era in provincia di Prato, era in Toscana e lo era con una scolaresca, quindi lui stava accompagnando in gita una scolaresca. Nel frattempo, insomma, abbiamo salutato e abbiamo dedicato anche una canzone di Pino Daniele, Senza te, da Peter a sua moglie che oggi usciva dall'ospedale. E poi, appunto, da lì, così, c'è venuta l'idea di raccontare un po' quelle che sono state, diciamo così, le nostre gite scolastiche, no? Quello che abbiamo combinato. Come si dice in gita scolastica. Nel frattempo, insomma, maestro ci ha ricordato che erano all'interno di un castello e che, insomma, c'era anche una storia molto interessante legata a questo castello, legata ai fantasmi. Nel frattempo, un mega naturista ha fatto il suo primo weekend naturista, quindi si è goduto il sole appieno e oggi era anche sul balcone mentre, insomma, ci guardava e ci seguiva a prendersi il suo sole. Beato lui. E allora io ho detto: va bene, allora parliamo delle nostre gite scolastiche, di quello che abbiamo combinato. E lì veramente vi siete sbizzarriti, vi avete raccontato di tutto di più, ed è stato Peter raccontando, insomma, che si ricordava di una sua gita in pullman, della sua pomiciata in pullman a Selinunte. E poi invece mega naturista, e la sua gita che si ricorda è quella di essere andata a vedere quello che era l'aeroporto di Malpensa nel 1970, un Jumbo 77 TVA, ma anche la torre di controllo, che secondo me non era niente male. Dopodiché Tartaruga ci ha, diciamo così, raccontato invece della sua gita scolastica, che non si dovrebbe dire. Si ricorda quella di Roma, per andare nelle stanze delle ragazze passammo dai lucernari camminando sul tetto. E come si dice, se a ripensare ora capiamo perché i professori, insomma, no, non sono così tanto contenti di portare i ragazzi in gita e di accompagnarli, al che io ho detto che anch'io, insomma, ne ho combinate di belle in gita. Lui passava dai lucernari, tartaruga, io passavo dai balconi, va bene, e quindi, insomma, sono cose un po' particolari. O i rientri, quelle scappate notturne e poi rientrare e cercare di farsi aiutare da qualcuno. Nel frattempo abbiamo ringraziato anche Fabrizio, che mi aveva dedicato una canzone, Parole e rumori di Fabrizio Moro, che ho dedicato anche a tutti gli ascoltatori. Invece Gaz ricorda che quando era giovane in una gita è andato in un lago locale e solo che qualcuno si è fatto il furbo e ha buttato gli abiti praticamente nel lago. Quindi io dicevo quasi scene da film, no? Come è andata a finire? È andata a finire, poverino, che qualcuno non aveva più tutto l'abbigliamento perché il fiume se l'era portato via. E vabbè, capita. Mega naturista, niente, ci ha raccontato anche poi il cibo che avrebbe cucinato oggi, ovvero tanto pesce come sempre, beato lui. Invece Morris dice che lui andava a fare compagnia a una compagnia in camera di una sua compagna che aveva perso la testa per lui, e quindi quando rimaneva da sola, insomma, lui andava a farle compagnia. Va bene, Morris, però Monello anche tu. Luca Francesco invece dice che non gli è mai capitato di stare nudo con gente, ovviamente sì, con ragazze, ma ogni tanto lo sta sul letto per respirare, e devo dire che fa molto bene stare a contatto con noi stessi senza vestito e ascoltarci anche quello che facciamo.
Oppure, cosa mi avete ancora raccontato? Fabrizio che dice quella che mi è rimasta tatuata nel cervello è stata in seconda media a Bibbona, la sua prima evasione nell'ambito familiare, la sua prima cotta per Giovanna che ancora ricorda il nome ma non era stato cagato. Anch'io in gita scolastica mi piaceva un ragazzo che niente, io proprio non mi si filava, cioè nel senso che proprio io non ero, diciamo così, il suo tipo, ecco, mettiamola così. Maestro, poi ci ha detto, sono felice di avervi trovato un bell'argomento. Sì, maestro, sei stato simpaticissimo, ci siamo divertiti un mucchio. Oppure Roberto che mi dice, tu in gita sul pullman sempre seduta agli ultimi posti, vero? No, no. Quello che vi dicevo, che non bisognava per forza essere seduti negli ultimi posti, assolutamente no, andava bene anche metà. Verso il finestrino, ma tutto vi devo dire, al fondo era proprio chi pomiciava la grande. Io no, cioè il bacio sì, va bene, ma insomma niente di più. Gas che giocava al gioco della bottiglia ai superiori dice, però c'era anche chi se ne approfittava e in qualche modo anche adesso magari riceverebbe anche dei bei ceffoni. Peter che dice che bello perché è stata sì, veramente una bella diretta in cui abbiamo parlato, raccontato, mi dice questa è la vera radio in cui si raccontano queste cose. Poi vediamo un po' Nello che invece ci ha scoperto per caso e quindi si è fermato, anche lui si è divertito. Peter, viaggio di istruzione a Parigi, bello e brutto, appena arrivato ho conosciuto una ragazzina d'albergo, ho abbandonato i miei compagni per una settimana. Peter, sei un monello, ma io quello l'ho già detto tantissime volte. E poi Roberto che dice gita alle superiori a Rimini e alla sera siamo usciti di nascosto contro il volere esatto della prof per andare a bere e fare serate nei locali. E io qua ho detto Roberto, effettivamente non era tanto uscire che bisognava anche un po' sì cercare, provare, ma è quando rientrare. Perché poi se si rientrava quando era quasi mattino, i prof facevano di nuovo la ronda e diventava difficile veramente poter di nuovo rientrare. Ti capisco Roberto, quindi va bene. Fabrizio poi dice che non è stata una gita, io qui gli ho dato appuntamento esatto per la prossima settimana in cui lui parlava dell'Iraq Tour dei Five Finger Death Punch nel 2010 durante l'Iraq Freedom, che è stata un'altra bella esperienza e Fabrizio, perché no, potresti, raccontarcela anche la prossima volta, quindi insomma, martedì prossimo a darci appuntamento come sempre. Per cui dobbiamo chiudendo il nostro resoconto. È stata una bellissima mattinata, eravate tantissimi, chi nuovi, chi vecchi, insomma, è sempre un piacere accogliere anche persone nuove nella nostra diretta del martedì, scoprire qualcosa in più. Abbiamo lanciato anche il tema già di martedì prossimo. Sì, Peter ha detto perché, insomma, visto che è stato bello e divertente, perché non parlare? Allora, di che cosa? Beh, parlare di non di trasgressioni, bensì di che cosa si faceva al pomeriggio invece che studiare. E qua si apre un portone, non solo una porta. Io non vi dico niente di più, ma come sempre vi do appuntamento e vi ringrazio per essere stati anche quest'oggi con me. Come sempre dicevamo, vi do appuntamento a martedì prossimo. Sempre alle 9:30, sempre qui in diretta. Insomma, spero siate nuovamente in tanti. Nel frattempo vi auguro una buona settimana e vi auguro che cosa? Beh, intanto di iscrivermi a imclib@libero.it. Quello che volete, foto, insomma, tra l'altro Ian mi ha detto ci vediamo allora a fine agosto per un aperitivo a capo, va benissimo, ci organizziamo. Iscrivetemi a imclib@libero.it, seguitemi sul canale Patreon e diversamente che dire, vi aspetto martedì prossimo alle 9:30. Un bacio, iniziate a pensare già al tema, insomma, che andremo a sviscerare la prossima settimana e chissà che cosa facevate invece di studiare. Ciao, baci, alla prossima, ciao. Vi saluto anche di qua.